Buongiorno a tutti, sono Leonardo Lelli, titolare della torrefazione Caffè Lelli, Bologna. Ho fondato questa torrefazione nel 96, quindi sono 22 anni in cui cerco di portare avanti la filosofia della cultura del caffè e ancor di più la cultura del caffè di qualità. Quando ho iniziato nel 96 eravamo in pochi, probabilmente si potevano contare sulle dita di una mano, quindi 5 persone al massimo, e raccontavamo e raccontavo non solo la vendita del caffè, delle attrezzature, incomodato o finanziamenti vari, ma ho sempre voluto sottolineare la centralità del caffè e quindi della piantagione, le differenze tra le varie origini. E iniziai a parlare di monorigine, spiegando le differenze tra i vari continenti, poi tra le varie specie e ancora di più tra le varie varietà. Ho sempre chiamato gli operatori da me in torrefazione per fare delle degustazioni, per spiegare loro queste differenze e per far capire cosa vuol dire un prodotto di qualità. Tutti parlano di qualità, ma la qualità ha degli elementi ben precisi, che sono le emozioni, il piacere che noi possiamo provare nel momento in cui beviamo la tazzina. La finalità di questo era cercare di spiegare che nel mondo i caffè sono tanti e sono molto diversi l'uno dall'altro. Non esiste il caffè migliore in assoluto, esiste una qualità oggettiva che deriva dalla specie, dalla varietà, da come viene coltivato, dal tipo di terreno, dai processi di lavorazione. Quindi sono tanti gli elementi che determinano quella che è la qualità oggettiva. Ma tra i caffè di qualità, appunto, non esiste il caffè migliore in assoluto. Poterli fare assaggiare, poterli fare confrontare e poter quindi scegliere il caffè migliore per il proprio gusto, che è squisitamente soggettivo, questo è sempre stato il mio intento. Rimanendo fermo, saldo anche su quella che è la tradizione italiana, quindi non solo proponendo monorigine o caffè di piantagione, ma anche proponendo miscele, ma sempre specificando come queste miscele vengono composte e perché vengono composte con le differenti origini. Ogni miscela ha un obiettivo ben preciso di gusto, di aroma, di parte retrofattiva e quindi di ricordo che lascia dopo averlo bevuto. È cambiato molto. Quando ho iniziato, appunto, eravamo in pochissimi, era una cosa molto nuova, molto diversa rispetto a quello che era il mercato della torrefazione tradizionale, ed ero un po' un marziano perché parlavo di cose di cui non si era mai sentito dire. Oggi le cose sono cambiate, si parla molto di speciality coffee, ossia di caffè coltivati e processati in maniera molto attenta per quasi addetti al settore, caffè molto costosi anche. Da un certo punto di vista questo è un bene, nel senso che si sta facendo cultura, quindi si cerca di sensibilizzare il consumatore nei confronti di un prodotto che non deve essere bevuto in maniera distratta, ma deve essere bevuto in maniera consapevole in quanto dietro al lavoro, dietro a questa tazzina di caffè c'è un lavoro enorme fatto da molte persone, tutte che lavorano con una stessa passione, che è quella appunto di poter proporre al meglio un prodotto che possa appunto emozionare. Dall'altra parte, purtroppo, spesso assistiamo a persone che pur non avendo mai visto piantagioni, pur non avendo mai visto una pianta di caffè, ma avendo fatto però corsi certificati, si propongono come i super esperti del caffè, e questo è una parte negativa, secondo me. Dal mio punto di vista, io personalmente viaggio 3-4 volte all'anno in piantagione per capire meglio quello che è il lavoro dei produttori, per capire meglio quelle che sono le loro problematiche, che
anno dopo anno cambiano, vengono risolte, altre se ne presentano e quindi cambia il loro modo di lavorare il caffè e di processarlo. Questo cambia poi il risultato in tazza. Per me questa è una cosa fondamentale, poter avere il contatto con la piantagione. Solo in questa maniera si può, sempre dal mio punto di vista, si può sviluppare meglio quello che è la cultura del caffè. Il torrefattore ha il compito di essere un ambasciatore di ciò che in piantagione viene fatto. Il lavoro importante viene fatto appunto dal coltivatore. Io devo solo cercare di non rovinare il prodotto, di avere rispetto del lavoro appunto fatto in piantagione e poterlo poi offrire al meglio agli operatori, che a quel punto devono non rovinarlo, estrarlo nel migliore modo possibile e presentarlo dal punto di vista aromatico al cliente finale in modo appunto da poter servir loro il prodotto che meglio può soddisfarli. Sempre secondo questa, per seguire questa filosofia, noi già da un po' di anni portiamo qui in torrefazione dei nostri produttori, quindi persone, coltivatori da cui noi compriamo il caffè direttamente, e portandoli qui in torrefazione vogliamo metterli in contatto direttamente sia con i coffee lovers sia con i nostri clienti, in modo che direttamente possano parlare con chi il prodotto veramente lo produce. Questa per me è la cosa fondamentale. Questa è la mia tostatrice, totalmente manuale, quindi sono io che decido quando il caffè è pronto. E una cosa che mi piace sottolineare è che il caffè ha un suo grado di tostatura. Io sono contrario alle tostature chiare, le tostature scure. Per me esiste una sola tostatura che è quella giusta, ossia quella che al meglio esalta il prodotto. Io non devo, secondo me, come torrefattore, questa è la mia idea, andare a modificare quello che è il prodotto della terra. Devo cercare di esaltare al meglio le caratteristiche che il produttore ha cercato di mettere nel caffè. E cultura del caffè poi significa proprio questo, cioè non devo andare a modificare il prodotto, ma se al cliente questo tipo di prodotto non piace, devo poter scegliere in piantagione e poter poi offrire al cliente finale un prodotto diverso. I prodotti al mondo sono appunto prodotto caffè, sono tanti, c'è un caffè per ognuno di noi, questo è il mio compito, e tostarlo al meglio. Grazie a tutti e buon caffè!